Ciao ragazzi, allora torniamo sull'Acero, andiamo a vedere i risultati, diciamo di giugno, ok? Per capire adesso cosa andrò a fare, visto che stiamo entrando nell'estate. Come possiamo notare la pianta è ok, è piena, super verde, verde totale, guardiamo dall'alto se riesco. Questo mi fa capire che tutto sta andando perfettamente. Sto facendo potature di continuo, di continuo, perché questi rametti ne nascono proprio in continuazione da tutte le parti, quindi sto semplicemente andando dietro a quello che mi dice la pianta. Quindi fa, allunga, matura, taglio, raddoppia. Questo è lo schema generale praticamente che andiamo e che manteniamo per tutta l'estate, ok? Visto che molti già dicono che bisogna fermarsi, la realtà è che io inizio adesso a far esplodere bene le piante, perché secondo me il caldo è un valore aggiunto, soprattutto se continuiamo a dare veramente da mangiare come si deve alle piante. Quindi intanto vi invito a tutti ad andare a vedere i video dell'anno scorso, sempre di questo acero, perché alcune persone stanno dicendo che io ho delle piante nuove. No, non sono nuove, sono che sparano a raffica e nel giro di 1 o 2 anni cambiano drasticamente, nel senso che fanno un sacco di rami e riesco a maturarli. Alcuni hanno ancora l'idea che con il caldo bisogna fermarsi con le concimazioni e quindi smettere di dare da mangiare a queste povere piante che già stanno in un vaso, le togliamo pure da mangiare, non so dove lo vanno a prendere. Quindi come vedete, se veramente si nutre la pianta si può continuare a fare le potature, si può continuare a costruire, quindi si va veramente a sviluppare quello che le persone sviluppano in 3 anni, lo si fa in 1 anno semplicemente, ok? Molto semplice, semplicemente si fa sparare a bomba e poi si taglia dove allunga molto, si rientra, così la pianta va a maturare, bilanciare, raddoppiare tutte le volte, ok? Anche in estate, bene? Qua col carpino ho fatto una potatura, ma 2 giorni fa, 3 giorni fa, raddoppia. 1, 2, qui uguale, 1, 2, qui uguale, 1 e 2. Ragazzi, come si può notare, è molto semplice la situazione. Si parte in primavera, abbastanza forte già, con uno stimolante, TNT starter, e quando è estate ancora di più, ma ancora di più, ok? Questo ci serve a mandare in progressione la pianta e ci serve anche a farla stare bene nonostante il caldo. Cioè, se io continuo a dare da mangiare una pianta che ha sete, che ha fame, ben venga, semplicemente. Quindi ragazzi, tranquilli, continuate anche voi a bomba come si deve, con Genesi Gold, quello che avete preso, Genesi normale, e divertitevi, punto e basta, divertitevi alla grande. Si fa prima, ci si diverte di più, le piante stanno meglio. Qui ragazzi, se questo acero prende un afide o le cocciniglie, secondo me se li mangia. Cioè, c'è tanta di quella roba che qualunque problema prende, ha tanto altro per andare a rispondere, per andare a bilanciare la situazione, quindi non se ne accorge neanche. Quando le piante diventano di cararmati inarrestabili, potete fare tutto quello che volete, problemi non ce ne sono mai, ok ragazzi? Quindi via le chiacchiere e via le stronzate medievali, avanti col futuro, a bomba, e vi dimostrerò anche quest'anno come cambiano le piante soltanto in 1 anno, ok? Questa è la pura verità, basta guardare i video, guardate tutti i video su questo acero tridente, guardate come si sta compattando, guardate quanto sta veramente progredendo, e gli internodi non sono neanche lunghi, già delle foglie piccoline. Ciao a tutti ragazzi, mi raccomando, meno segmentali, più bonsai. Ciao a tutti.